Ricchi e poveri non è solo una questione di quanti soldi si ha in banca. Sono tanti i formatori che ripetono questa frase, ovvero dai soldi a un povero e tornerà povero, togli soldi a un ricco e tornerà ricco. Per molti questa è un'affermazione banale e campata per aria, però effettivamente è stato studiato che il 95% degli americani che vincono alla lotteria, se non ricordo male oltre 50 milioni di dollari, entro 5 anni ritorna esattamente allo stesso punto di partenza. Può sembrare un dato assurdo, però è esattamente quello che succede. E perché succede questo? Semplicemente perché i poveri, chiamiamoli così, ovvero le persone che hanno la mentalità sbagliata, si riempiono, come definisce Kiyosaki nel suo libro Padre Ricco, Padre Povero, di passività. Ti faccio un esempio molto banale. Si comprano una grande casa, si comprano un'auto e così via. Fanno una serie di acquisti più o meno lunga che ogni mese gli toglie dei soldi dalle tasche. Le bollette della luce, il giardiniere, d'altronde se hai vinto milioni, hai una super villa, non vuoi il giardiniere? La piscina? Come fai a avere una villa senza piscina? E sono tutte uscite che mese dopo mese, anno dopo anno, erodono il tuo conto in banca. La stessa cosa per un'auto, assicurazione, manutenzione e così via. Per cui le passività sono proprio queste cose, questi oggetti o servizi che ogni mese rappresentano per te una fonte di uscita. Ed è per questo che un povero prima o poi tornerà povero, perché nel momento in cui tu spendi più di quello che guadagni, prima o poi i soldi che hai da parte finiranno. Magari può servire un anno, magari 10 anni, magari 50 generazioni, però di fatto la logica è la stessa. Immagina di avere delle scatolette di cibo. Se tu tutti i giorni le mangi, indipendentemente da quanto è capiente la tua scorta, prima o poi finiranno. E questo è esattamente quello che succede ai poveri. Al contrario, i ricchi si riempiono di quelle che Kiyosaki definisce attività, ovvero fanno degli investimenti in qualcosa che invece di tirargli fuori dei soldi dalle tasche ogni mese, glieli rimpinguono. E questo li porta a una differenza sostanziale rispetto al povero, perché, riprendendo l'esempio delle scatolette, mentre il povero le mangia e prima o poi finiscono, il ricco anche lui le mangia, ma allo stesso tempo farà in modo che altre scatolette arrivino senza mai finire la sua scorta. Quindi, riassumendo, un povero che vince alla lotteria di fatto tutti i mesi spenderà più di quanto guadagna. Al contrario, una persona con la mentalità ricca cercherà di spendere meno di quello che guadagna e cercherà di investire i suoi soldi per fare in modo di aumentare le sue entrate. Per farti un esempio, terra terra, immaginiamo una persona con la mentalità povera che guadagni 4.000 euro al mese ma ne spende 5 o anche ne spende 4, di fatto resterà sempre così o col tempo i suoi soldi tenderanno a finire. Al contrario, un ricco ne guadagnerà 4 ma ne spenderà solo 2 e il suo patrimonio tenderà sempre di più ad alzarsi. Nel frattempo cercherà di creare altre attività, quindi delle entrate che aumentino il suo reddito. E la differenza tra un ricco e un povero è tutta qui. Un ricco si riempie di passività, di qualcosa che gli fa uscire i soldi. Un ricco invece si riempie di attività, qualcosa che gli genera soldi. Per cui oggi rifletti proprio su questo. Tu che tipo di persona sei? Hai la mentalità povera e spendi tutto quello che hai e ti riempi di passività? Oppure cerchi soluzioni alternative, cerchi investimenti per fare in modo che i soldi che investi o quello che compri ti generi altro denaro? Riflettici, perché la differenza tra un ricco e un povero è tutta qui. Con questo è tutto, se hai trovato utile questa pillola clicca mi piace e condividi. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se ti interessa questo argomento ti consiglio il libro di Kiyosaki, Padre Ricco, Padre Povero, che è veramente un libro per neofiti, per chi vuole passare da una mentalità povera a una mentalità ricca. Questo libro fa veramente al caso tuo perché Kiyosaki riesce a spiegare in maniera molto molto chiara questa semplice differenza. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!